E dunque anche il Brasile saluta la FIFA World Cup. Dunque per noi juventini è rimasto soltanto praticamente Matuidi e spero che rimanga Mandzukic e Piazza. Speriamo, perché come stanno andando le cose non è che stanno andando proprio bene. Dai quarti è stata una moria, insomma, vabbè. Comunque Belgio che batte Brasile 2-1. E io non voglio essere ripetitivo, ma l'ho già detto in tante partite del Brasile quest'anno, la svolta l'hai avuta quando è cambiato Costa, quando hai messo Costa. Oggettivamente a me Neymar non mi fa impazzire, io quando sento Neymar è di un livello. Sarò io, non lo so, ma a me francamente più che simulare non mi sembra che faccia sta grande differenza in questo momento. E infatti saluta la Coppa, francamente credo che Isco sia più forte. Cioè siamo a quei livelli lì, cioè, quando sento Neymar come Messi e Ronaldo, secondo me, insomma, ne deve mangiare di pasta, eh. E Brasile che va a casa ed è un fallimento per il Brasile, perché era la favorita, sembrava che fosse l'anno buono per riportare la Coppa del Mondo nello stardo verde oro. E c'è andato vicino pure a portare i supplementari, perché primo tempo disastroso con formazione completamente cannata da Tite, messa a posto nella ripresa. E a momenti pareggiano, se avessero pareggiato probabilmente il Belgio avrebbe pagato caro il pareggio, perché poi credo che le gambe cominciavano a cedere e niente, quindi Belgio che passa direi meritatamente. E adesso bella sfida perché penso che Belgio-Francia sia una delle partite più belle di questo, che sarà una delle partite più belle di questo mondiale, perché ho visto una buona Francia oggi, forte e atleticamente in crescita. E ho visto comunque un Belgio che batte il Brasile, quindi assolutamente un ottimo risultato. Quindi Belgio che batte Brasile, Francia che batte Uruguay, quindi Francia-Belgio è la semifinale. Adesso aspettiamo domani per sapere quale sarà l'altra semifinale, con l'augurio mio personale che ci sia la Croazia a giocare, magari con la Svezia e non con l'Inghilterra, sarebbe il massimo, però vabbè, staremo a vedere, ma attenzione perché questo mondiale è veramente pazzo. Ragazzi, io vi saluto e vi do appuntamento per i prossimi video. Ciao!